Presidente, utilizzo l'articolo 21 di oggi per informare l'Aula che il Movimento 5 Stelle questa mattina ha consegnato un esposto alla Procura della Repubblica sul Giardino dei Giusti, allo scopo di salvaguardare l'integrità del Parco Montestella, bene pubblico di alto valore paesaggistico, architettonico, storico e civile, che verrebbe irrimediabilmente compromesso da scavi, costruzioni, materiali e impianti necessari per la realizzazione del progetto. Chiediamo pertanto all'autorità giudiziaria di fare chiarezza sulle diverse anomalie che abbiamo riscontrato nella gestione della pratica amministrativa, sul perché tre conferenze di servizio e due delibere di giunta approvino il progetto negando che si tratti di un pesante intervento edilizio e lo definiscono invece, contrariamente a ogni evidenza, come progetto finalizzato al miglioramento della qualità ambientale urbana e zona a verde attrezzato. Su quale sarebbe il carattere d'urgenza, più volte richiamato dalla Giunta, per accelerare l'iter di approvazione? Sulle motivazioni per cui non è stata indetta alcuna gara per l'assegnazione dell'incarico? Su quali saranno i costi a carico dei cittadini per la realizzazione delle manutenzioni delle opere? Sulle ragioni per cui la soprintendenza ha espresso prima parere contrario al progetto e solo un mese dopo parere favorevole su un progetto sostanzialmente identico? Sulla scelta di non tener conto del parere contrario del Consiglio di Zona 8 e sulla scelta, pericolosa anche sul profilo della sicurezza, di ignorare le prescrizioni della relazione geologica e geotecnica. Ringrazio anche il consigliere di Zona 8 del Movimento 5 Stelle, Stefano Limido, per il lavoro di analisi che è stato fatto e speriamo possa essere fatto chiarezza e soprattutto che possa essere salvaguardato il parco. Grazie. Grazie. La parola...